Benvenuti a Diritto e Rovescio, la rubrica settimanale di Star TV che si propone di risolvere i piccoli e grandi problemi legali che affliggono tutti nella vita di tutti i giorni. Questa settimana ci è giunta in redazione una lettera al signor Matteo da Piazza Armerina che ci scrive: Gentile avvocato, ho scoperto di recente, per puro caso, che per colpa di un ritardo di pochi giorni nel pagamento della TARSU mi è stata addebitata la mora e siccome non ne sapevo nulla non l'ho pagata ed è stato iscritto un fermo amministrativo sulla mia macchina. Il tutto da qualche anno e soprattutto a mia insaputa perché non ricordo di aver mai ricevuto nulla. Scoperta la cosa, ho immediatamente pagato la mora, era anche una cifra ridicola, e sbloccato il fermo. Ma com'è possibile che tutto sia successo a mia insaputa? Posso chiedere dei danni a qualcuno? Il caso del signor Matteo è un caso poco comune, ma è molto interessante perché rende l'idea di quale possa essere il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, rapporto che spesso assomiglia a quello di una volta tra suddito e sovrano. Innanzitutto, che cos'è il fermo amministrativo? È uno strumento che gli enti pubblici, possono essere i più vari, le agenzie delle entrate, regioni, enti locali, utilizzano per ottenere il pagamento coattivo di un credito nei loro confronti. E c'è tutta una procedura da seguire. La procedura è abbastanza semplice. Sorge un credito che può essere di tipi o una tassa, un tributo, come nel caso del nostro amico che doveva pagare la TARSU, oppure una sanzione dovuta a una violazione del codice della strada. Il soggetto non paga, per motivi vari, in questo caso non lo sapeva, quindi il credito viene iscritto nel ruolo esattoriale dell'agenzia esattoriale, per la Sicilia la SERIT. Quindi dovrebbe notificare a casa del debitore la famosa cartella esattoriale, che dovrebbe contenere tutti gli elementi, tra cui l'origine e la somma del credito originale, la data esatta, della notifica, il termine entro cui pagare la cartella esattoriale, che è sempre di 60 giorni, nonché nel caso di fermo amministrativo dovrebbe contenere anche un preavviso di fermo, ossia l'indicazione che se non paga verrà iscritto il fermo amministrativo su un bene mobile del debitore, che normalmente è la macchina o la moto, quindi beni mobili iscritti al PRA. Qual è il problema? Che la procedura è molto farraginosa, il quadro normativo è ambiguo. Vi sono anche delle normative interne alla SERIT e all'Equitalia che però non sono norme di legge. In particolare, Equitalia, che è l'ente che fa capo a tutte le agenzie di riscossione, tra cui SERIT Sicilia, ha fatto in particolare due norme. Che innanzitutto non si può procedere a fermo amministrativo del veicolo per debiti inferiori ai 50 euro. E poi che il fermo deve essere sempre preceduto 20 giorni prima da un preavviso di fermo, appunto per consentire al debitore di evitare questo problema che, come vedremo, ha conseguenze abbastanza gravi. Che cosa comporta infatti il fermo amministrativo? Il fermo amministrativo incide sulla circolazione materiale e giuridica del veicolo. Innanzitutto, la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo è vietata dall'articolo 214 del codice della strada e sanzionata con una multa variabile da 714 a 2.860 euro, quindi una sanzione abbastanza grave, oltre al sequestro del veicolo. Inoltre, il fermo amministrativo, che comunque non costituisce reato, almeno questo punto fermo, incide anche sulla circolazione giuridica e quindi commerciale del veicolo. In particolare, se il mezzo è stato venduto prima dell'iscrizione del fermo, il nuovo proprietario del veicolo può ottenere facilmente la cancellazione. Viceversa, invece, il fermo amministrativo non si può cancellare, quindi continua anche in capo al nuovo proprietario, che potrà chiedere risarcimento dei danni al vecchio proprietario per aver venduto un veicolo che non poteva circolare. Per le stesse identiche ragioni, il veicolo sottoposto a fermo non può, per esempio, nemmeno essere rottamato. Come si fa a liberarsi del fermo amministrativo? Quindi bisogna pagare il credito originario, come ha fatto il nostro amico che ha pagato la mora sulla TARSU, comprensiva di interessi, mora, spese per l'iscrizione, mentre non sono dovute spese per la cancellazione. Anche il procedimento per la cancellazione non è proprio semplicissimo. Bisogna pagare all'agenzia di riscossione, nel caso della Sicilia alla SERIT Sicilia. La SERIT Sicilia avverte l'agenzia regionale delle entrate, direzione Sicilia naturalmente, la quale invia a casa del debitore il provvedimento di revoca del fermo amministrativo. Dovrà essere poi il proprietario del veicolo ad andare al PRA per chiedere e ottenere la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo. Quindi la cancellazione non è automatica, ma si richiede un certo comportamento attivo da parte del proprietario del veicolo.
Si può fare ricorso contro un fermo amministrativo che riteniamo ingiusto? La domanda è più semplice di quella che è la risposta, appunto perché il quadro normativo è complesso. Vi sono delle normative interne alla SERIT, come abbiamo detto prima, che siccome non sono norme di legge, la loro violazione non comporta vizio di procedura e di per sé non possono fondare un ricorso. Poi non è chiara nemmeno la natura stessa dell'atto, se si tratti di un atto amministrativo, cautelare, sanzionatorio, eccetera. Vi sono dubbi persino a quale autorità giudiziaria rivolgersi per il ricorso, se il giudice di pace, il giudice ordinario, il giudice amministrativo o i tribunali, tributari, insomma, o il giudice tributario. Dipende dalla natura e dal debito originario. La maggior parte dei ricorsi che vengono effettuati, infatti, si basano non tanto su un motivo di diritto, quanto su un motivo di merito, ossia sull'opportunità o meno di fare un provvedimento dalle conseguenze talmente gravi, magari per debiti di pochi euro. Basti pensare a un fermo amministrativo iscritto per un debito originario di 50 euro sull'unico veicolo di un tassista. In questo caso avrà delle conseguenze assolutamente sproporzionate rispetto al debito originario. Ciò non vuol dire che naturalmente che il ricorso possa essere vinto, quindi la questione è sempre molto complessa. Nel suo caso concreto, comunque, a quanto posso capire con i pochi elementi a mia disposizione, il fermo è stato causato da una mora che lei ha giustamente provveduto a pagare non appena è venuto a conoscenza. Dal fatto che lei ha scoperto il fermo solo dopo qualche anno e per puro caso, intuisco che per sua fortuna non è mai stato fermato alle forze dell'ordine, quindi non è mai stato sanzionato, e non aveva intenzione di vendere il veicolo, altrimenti avrebbe scoperto subito la cosa al PRA. Quindi, in sostanza, la vicenda è stata certamente sgradevole, però non ne ha subito alcun danno obiettivamente, e quindi non ci sono danni dei quali chiedere il risarcimento. Questo almeno dai pochi elementi a mia disposizione. Per essere veramente sicuro, dovrebbe fissare un appuntamento nel mio studio. Per tutti gli altri, invece, l'appuntamento è alla prossima puntata di Diritto Rovescio, la prossima settimana, ricordandovi sempre la possibilità di inviare quesiti alla casella mail della redazione di Star TV o ai miei contatti che troverete sul sito. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.